scusi, commendatore, lasci fare a me. Noi costituiamo due società nelle Bahamas, accreditiamo tutto a loro, da qui paghiamo e naturalmente da qui qualcuno piangerà, ma è la vita. No, no, per me il solito 5% nella solita banca della solita Svizzera. Mi scusi, la richiamo dopo. Buongiorno, signorina. Buongiorno, dottore. E c'è? C'è il ragionier Galletti, il mio fidanzato, sì, che vorrebbe parlare con lei. Ah, il simpaticissimo Galletti. Prego, prego, venga, venga, Galletti, venga. Posso? Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Può. Sono venuto perché... Per parlare, sì, ho capito. Ecco, le vorrei parlare. Ecco, si accomodi. Dove? In poltrona. E certo, dove vuole sedersi? Per terra, mi scusi. Sa, io sono un impiegato. Beh, è un impiegato, si accomodi. Mi posso sedere? Ha la mia autorizzazione. E sa perché di solito l'impiegato non si siede mai. Non in questa azienda, non in questa azienda. Allora mi posso sedere? Prego, dunque. Ecco, io... Che c'è, Galletti, che c'è? Ecco. Dica, però... che c'è, Galletti, che sì, c'è? Sì, sì, ma se non me lo fa dire, appunto. Dica, io non le voglio fare perdere tempo. Sì? Lei lo sa che io sono circa 10 anni che lavoro in questa azienda. Già 10 anni? Come passa il tempo? E sono soddisfatto, certo, per certo, il lavoro che faccio, perché è tanto. Venga al dunque, Galletti. Ecco, però le vorrei dire che, insomma, la vita... costa di più. Certo che costa di più. Sa, tutto aumenta. Chi lo dice, chi lo dice? E allora ho pensato così, sì, nella mia ingenuità, se posso avere un piccolissimo aumento. Ah! Quindi lei è venuto qui per parlare... Un piccolissimo sì, aumento. Beh, se per parlare ne possiamo parlare senz'altro, tanto parlare non costa niente. Già, per forza. Mi dica, signorina, com'è inquadrato qui in Galletti? Il ragionier Galletti è del gruppo A quinto grado. Gruppo A quinto grado? Quinto grado. Vuol leggere qui per piacere? E di che giorno è? È di oggi il giornale, no? Allora lo leggo domani. Come mai? Perché io leggo sempre il giornale che hanno letto gli altri. Ah, ho capito. E perché? Perché? E perché non lo posso comprare, lo stipendio che ho. Ma così lei viene informato un giorno dopo, però, Va bene, ma la vita è questa. Glielo leggo io, allora. Me lo legga. Lo sa che la sua categoria è al secondo posto dei contribuenti italiani? È scritto lì. È scritto qui. E la sua categoria... Mentre io, sì, caro Galletti, sì, guadagno la metà di quello che guadagna lei. La metà. Ed è scritto qui. E quello che è scritto qui è oro colato, caro Galletti. È scritto sul giornale. Ecco. E quando una cosa è scritta sul giornale... Lei non lo immaginava. Mi scusi. Prego. Se non me ne vado. No, dica. Ecco, le volevo dire, come spiega allora la sua villa che c'ha sull'Appia? Villa sull'Appia? Sì, quella stile Dallas. Sì, la villa dove vive, dottore? La villa dove vive? Dove vive? Ma no, ma quello è del custode, io pago il custode. E certo, lo paga perché quello lavora dentro la villa. No, io lo pago perché quello è il proprietario, io pago l'affitto, la pigione, il mensile. Il proprietario della villa? È Filippo il custode. Filippo il custode? L'apparenza inganna, cara Galletti. E io non lo sapevo, ma lei lo sa che... Lei non lo sapevo, mi scusi. Le stavo dicendo, lo sa che quando io sono di qualche mese arretrato, è vero, sì, che non posso pagare, non mi fa entrare, Filippo non la fa... è il custode. E grazie alla signorina... In che senso? Grazie alla signorina che qualche volta, sì, per non farmi dormire all'addiaccio, è vero, mi ospita a casa sua. Sì. Come la signorina? A casa per non farla dormire fuori. All'addiaccio. La ospita a casa sua. Qualche volta anche mi offre una colazione, ma io non voglio, è vero, signorina? Ma noi non siamo fidanzati. Tu con me non l'hai mai fatto questo. Sì, perché siamo fidanzati. E la gente cosa dice, scusa? Galletti. È giusto, ha ragione. Ha ragione, sì. Dovete scusare la mia ingenuità. Qualche volta anche ceno dalla signorina, ma sempre per il fatto che mi taglia la luce, mi taglia certo, il gas. Certo, capisco. Senta, e i due camerieri che c'ha di colore? Chi? Io li conosco. I due camerieri che... Ma tu non capisci? Quelli sono alla pari. Come alla pari? Sì, i due... Alla pari! Alla pari non lo sapeva. E non lo capisco. Ma scusi, Galletti.
Io 2 mesi l'anno dove vado? Lei lo sa questo? E certo, vai in Africa a fare il safari. Ma che safari? I biglietti li faccio io. Ma che safari? Papà! Ma no, papà, io vado in Africa 2 mesi l'anno per andare a lavorare, per ricambiare quello che fanno i 2 camerieri di colore qui. Loro lavorano qui e io lavoro là. Ecco la fama. Va a casa dei camerieri di colore in Africa e va a lavorare. Galletti, perché io sto 10 mesi qui e 2 mesi in Africa? Perché allora? Già, questo lo sa lei. L'apparenza inganna la certo, parola. Dovete scusare la mia ingenuità, ma... perché io sono così ingenuo. E mi scusi, prego. E lo yacht che c'ha a Porto Sant'Ercole, 12 posti. Ah, quella barca, quella barca. Sì, chiamiamo la barca. Quella bianca. Quella è una porta aerea. Sì, ma quella è di una società panamense. Ah, è della società panamense. Io mi curo gli interessi. Ah, diciamo. Già. Mi deve scusare la mia ingenuità. L'apparenza inganna. L'apparenza inganna. Io se le ho chiesto questo piccolo aumento, sì, è perché sa, la vorrei sposare. Lei lavora tanto perché lo so, non la vedo mai. Mi dice sempre faccio lo straordinario. Certo che fa. E quindi con lei. Certo. Poi io aspetto il sabato, ma neanche il sabato, perché partite, andate per lavoro. Fuori all'estero. Sono gli occhi a volte per andare a curare gli interessi. Però io non la vedo mai. Ma scusi, ma nemmeno io vedo tanto mia moglie per il lavoro. E questo lo so che lei sua moglie non la vede. Perché ha tanto lavoro. Lo straordinario. Quindi come fa a vederla? È fortunato che ha letta per una fidanzata. Certo, sono fortunato perché è la mia fidanzata. Quindi. Sono fortunato. Però io la vorrei sposare. Se lei magari un piccolissimo aumentino. Si alzi. Mi alzo. Si alzi. Si alzi. Certo. Senta Galletti, scusi. Dica. Io l'aumento glielo darei. Aumento di grado. Grazie. Aumento di stipendio. Le darei tutto, ma non è possibile perché aumentano pure le spese. E se aumentano le spese, la società nostra qui dove va? Va in rovina. Ma non vuole mica fatturare l'azienda, vero? No, la società è giustamente. Se va in rovina, lei viene licenziata. Lei diventa disoccupato. E se è disoccupato, come fa a sposare la signorina? Mi fa pensare che lei non vuol bene alla signorina. Ma io le voglio bene. Sì, che ti voglio sposare, ma. Come facciamo? Lo stipendio. Come. Lei vuole che andiamo in rovina? No, no, per carità, io lo faccio per l'azienda, non. Va bene, allora. Lei rifiuta l'aumento? E lo rifiuta a questo punto. E quando ci sposeremo noi due? Ci sposeremo, caro, ci sposeremo. Tu dici di aspettare ancora una ventina di anni? No, no, bastano 15. Bastano 15 anni. 15 anni. Va bene. Allora io me ne vado, scusate. Anzi, vado perché dico una parolina a lei. No, 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 non c'è bisogno, la lasci qui, abbiamo da fare. Ah, avete lo straordinario. Sì, sì, un po' di. Va bene, allora se fate lo straordinario. Grazie, Galletti. Grazie, Galletti. Ciao. Vada, Galletti. E vado a lavorare. Però anche voi non vi affaticate troppo. No. Il lavoro è il lavoro, ma. Ma l'apparenza inganna, inganna. Grazie Galletti, grazie. Quando ci sarà possibilità, speriamo. Galletti se ne vada, ho da fare, sì, Galletti se ne vada, mi faccia una cortesia. Prego, se ne va. Bello. Senti. Oh, ma guarda che sta diventando deficiente questo qui, Vuoi sapere? Senti, amor mio, chiudi gli occhi. Un piccolo pensierino per te. Chissà quanto sarà costato. Ma che costata, dai, 20 milioni così, di sicuro. Scusi, sono sempre. Ma che fa? Ma che state facendo? Che state facendo? No, dicevo. Di chi è questa collana? È mia. È sua? Sì, che l'hai per la. Che cosa? È mia, è una collana. Ma una. Io la. Sì, la sta facendo pro. E questa è una collana che io. Che fa? Che io devo vendere. Come deve vendere? Sì, devo vendere, beh. Ma è bella. Brillanti. Ma che brillanti? Non sono brillanti. No, che brillanti. Che cosa sono? Niente, così, pietre. Ma io. Ma qua. Ma è bigiotteria. È bigiotteria, no? Non si vede. Ma non te l'ha regalato. Che regalo? Ma ecco perché l'apparenza inganna. Questa è una collana di bigiotteria che può costare 50.000 lire. 50.000 lire? Stavo pregando giusto la signorina se
se la potesse vendere, vero, così, a qualche amico, a qualche amico. Perché lei ha bisogno di 50.000 lire. Mi scade una cambialetta. E la deve pagare. Se no sono costretto. È bigiotteria. 50.000 lire. 50.000 lire. La vende la signora. Senta, facciamo una cosa. Sì, tenga, sono 100.000 lire.